solito l'attività della Fondazione Enzo Rubi si rivolge al mondo esterno, in particolare per quanto riguarda la protezione dei beni culturali. Questa volta abbiamo voluto presentarci a Sicurezza 2015 con un'iniziativa rivolta agli operatori del settore. E allora abbiamo creato una mostra, un'esposizione, dal titolo Difendetevi. Nasce la sicurezza elettronica in Italia, gli uomini, le tecnologie. Il termine stesso Difendetevi è preso dal primo catalogo di sicurezza, di prodotti per la sicurezza in Italia, pubblicato nel 1975. E il titolo della mostra pone l'accento sugli uomini e le tecnologie. Ci sono delle immagini che ripercorrono la storia di questo settore, ci sono dei prodotti che oggi fanno sorridere ma che nello stesso tempo dimostrano la grande evoluzione che c'è stata in questi quasi 50 anni. La nostra non è un'operazione nostalgia, ma piuttosto al contrario direi un tributo che vogliamo dare a quegli uomini che hanno permesso di creare un'industria in Italia e che oggi tutti gli operatori dovrebbero guardare con segno di gratitudine e di rispetto. E le tecnologie rappresentano questa evoluzione di cui noi andiamo fieri e nello stesso tempo ci fa capire quanto futuro ancora ci aspetta nel nostro settore. Un altro aspetto che io considero estremamente importante di questa mostra è che è stata realizzata con la partecipazione di tante delle aziende che hanno costituito le origini, che hanno rappresentato le origini di questo settore, quindi anche un bel esempio di collaborazione a vantaggio di tutto il settore. Un esempio così positivo che è nostra intenzione cercare di rendere questa mostra ancora più ampia, ancora più ricca di contenuti e magari permanente in una sede istituzionale che possa dare ancora più visibilità al nostro settore della sicurezza. Diciamo che con un passato così glorioso come quello che abbiamo alle spalle non possiamo che essere positivi per il futuro che ci aspetta.